Senti, io ho visto prima un via vai di gente che ti saluta, che ti sorride, forse sorridi più tu. Senti, Rosanna, hai incontrato tanta gente che ti ha voluto bene? Ma direi come tutti, ho trovato tanta gente che capisce, tanti che non capisco. È un mondo, è un giro tondo, è... Io sono una persona prima di tutto, prima di essere handicappato, prima di essere qua. Eri una E persona come sana. tutte le persone di questo mondo, ha i suoi incontri, le sue cose, come tutti. Quando dicevi alcuni capiscono, altri no, intendi che non accettano la tua malattia? Non è che non accettino, di fatto c'è. Non accettano il fatto che magari, non so, io devo essere io a essere qua e non un altro, cioè mi sembra strano che io sia Serena, non riescono a darsi una spiegazione. Secondo me è una spiegazione molto semplice. Ce l'hai tu la spiegazione? Ma sì, basta, te l'ho detto, basta accettare la tua. La tua Non vita? accettare, vivere la tua realtà nel miglior modo possibile. La terza uguaglianza è questa, che la malattia è uguale a disturbo per la gente che vuol vedere solo quello che è piacevole di moda. Cioè, purtroppo è vero che la gente davanti all'endico, davanti alla malattia, davanti alla sofferenza, al dolore, sicuramente scappa e ha paura, ma credo che sia un po' sbagliato, perché io trovo che la sofferenza e il dolore facciano parte della vita, quindi vanno vissuti, affrontati, così come la vita, ecco. E per te è un male la tua malattia? Ma se è un male, nel senso che sicuramente, se non fossi, potessi respirare da sola, potessi correre, camminare, sarebbe sicuramente più piacevole. Non sono masochista, però io ho un rapporto abbastanza positivo, nel senso che ho fatto 26 anni che ritengo importanti, seri, belli. Dico sempre che li rifarei questi anni, quindi non sono assolutamente masochista, amo profondamente la vita, quindi perché credo che si possa sicuramente in ogni contesto riuscire a tirar fuori delle cose in positivo. L'importante è che anche però gli altri ti diano la possibilità di tirar fuori il positivo.